siamo qui alla pista del mare di Cecina, diciamo, è un po' rinnovata rispetto a come siamo abituati a vederla. E, cominciamo a descrivere, diciamo, questa pista. Partiamo dal rettilineo principale dove c'è la griglia di partenza. A me piace particolarmente soprattutto il curvone, dove ora veramente si può prendere in pieno, perché l'asfalto è veramente un biliardo. Dopo questo primo curvone, anche la seconda curva verso destra è molto veloce, che poi ti imbocca su un rettilineo, quello in fondo, dove lì si arriva a velocità veramente, bisogna tirare una forte staccata. Poi il curvone in fondo, anche questo molto veloce, è stato molto migliorato l'asfalto, quindi ha una percorrenza di curva migliore rispetto a prima. Si arriva a un'altra staccata fondamentale, la parte centrale, dove bisogna cercare di entrare stretti nella parte iniziale e poi rasentare il cordolo alla seconda curva. Si arriva alla parte finale della pista, dove anche questa è molto tecnica perché c'è una serie, c'è una curva non troppo, diciamo, stretta, che ti porta molto largo a volte a fare degli errori. Dopodiché si arriva diciamo, alle ultime curve finali, dove bisogna cercare di farle in maniera anche un po' più lenta, per sacrificare poi meno l'uscita. Dopodiché, arrivati alla penultima curva, c'è la curva del rettilineo che ti imbocca sul rettilineo. Anche questa bisogna avere un'ottima percorrenza di curva perché poi ti lancia sul rettilineo finale.